Volete fare una pasta da giravolta spaziale? Non ricordate Mazinga Z, Gig Robot, questa gente qua? Beh, oggi la facciamo insieme. Fettuccine con pecorino, guanciale e tartufo nero. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, questi sono tutti ingredienti che ho comprato durante i miei viaggi. Fettuccine di Campofilone, pecorino di Arce, guanciale di Genzano e tartufo nero di Acqualagna. Allora, che cosa? Là, fa così là. Questo è aceto di vino bianco e serve anche questo. Allora, iniziamo subito. Da che cosa? Dal guanciale. La cosa più lunga è questa qua. Tagliare, affettare il guanciale e farlo rosolare. Questo viene da un viaggio, da una gitarella con Mariuccio a Genzano. Allora, c'è questo carissimo, come voi, che mi segue su Facebook, su YouTube, che fa il norcino a Genzano. E c'è questa norcineria antichissima che si chiama Castelli, proprio sul lungo, sulla via principale di Genzano. Questo è stato marinato col vino e poi stagionato col pepe, vedete? Meraviglioso. Due fette, siamo in due oggi, Mario sta ancora all'asilo, quindi se s'avanza se la mangia riscaldata. Allora, levo la parte superiore dove c'è il pepe, sempre lo stesso motivo, e moschette, che le fanno così sopra. Poi taglio a metà così. Guardate che bel magro, eh? Così, vado. Taglio poi piccolino così, tipo a dadini. Guardate che spettacolo, ragazzi. Che bontà. Norcineria piccolissima, proprio conduzione familiare, ma fa della roba, ragazzi. Che bontà, è dolce. Dolce. Questi sono, non lo so, praline al guanciale. Praline al guanciale. Allora, dobbiamo farlo sudare, come piace a noi, sudato, bello, un po' croccantino, e nel frattempo ci occupiamo del pecorino. Allora, un paesino in ciociaria, si chiama Arce. Un giorno sono andato a fare una serata, uno show cooking, ho preso questo pecorino. Ah, che roba, ragazzi. Quindi lo assaggiamo insieme adesso. Levo un po' di buccia, così lo grattiamo. Mamma mia, assaggiamo un po' per sentire se buono, buono veramente, ragazzi. Alla camera 1, lo assaggia, senti che robetta, piccantino, però non è salato per niente, perfetto. Una grattata abbondante di pecorino di Antonio d'Arce, Arcese, anzi Antonio Arcese. È sufficiente? Sì, dai, basta così. Proprio a ritmo andiamo ormai. Altra cosa importante, non ci dimentichiamo di chi? Di lui, del guanciale, qua. Ah, piano piano, guardate, che meraviglia. Ci prepariamo il contenitore per il guanciale. Appena è pronto, che è bello scrocchiarello. Vedete che bello? Così. Con la schiumarola lo prendo, lo separo dal grasso. Poi c'è il grasso qui, no? E con il nostro aceto di vino bianco, lo semplice, facciamo così. Sgrassiamo, diamo un tocco di bella acidità. Ah, fatto. Appena evapora l'aceto, si sente al naso. Metto un goccino d'acqua. Così abbiamo creato la salsetta per poi saltare la pasta. Adesso, fettuccine di Campofilone. Altra cosa eccezionale. Proprio sembra mangiare la fettuccina fatta a casa. Ah, 2 etti e mezzo e passa la paura. Poi, mescolata, piano piano, senza spezzarle. Questi sono gioielli, sono girocolli. Poi, ultimo ingrediente, il tartufo nero. Guardate,
vedete, l'ho conservato, ogni tartufo è avvolto nella carta assorbente e poi messo dentro a un vaso ermetico in frigorifero. Ogni giorno va cambiata la carta e così conservate meglio. Allora, il tartufo nero non costa tantissimo, è una cosa che si può acquistare perché costa dalle 100 alle 300 euro al chilo, dal quello estivo a quello nero pregiato. Normalmente se ne usano dai 5 ai 10 grammi a porzione. Metto le fettuccine, le faccio ben insaporire con quel grassetto. Nel frattempo, con la nostra musica eccezionale, se c'è bisogno, un po' di acqua. Poi, pepe. Quello che abbiamo tolto dal guanciale lo rimettiamo così, abbondante, al massimo. Tartufo, a me piace tagliarmelo così, a coltello, non troppo sottile, abbondante. Che profumo, profumatissimo. E anche questo l'ho preso a famo proprio durante lo show che ho fatto per la TC Tartufi. Allora, adesso, pecorino, fuori dal fuoco, spengo tutto, tutto spento, eh. Guardate sta nevicata, guardate che nevicata, come nevica qui a Roma, è pazzesco, nevica pecorino, nevica. Altro pochino. Allora, un altro pochino di acqua. È lei, un omaggio al suono più bello della cucina di Max Mariola, vai! Fatta, guardate! Perfetta! Mi sento male! Ecco, aiuto! Oggi ho sicuro che Camera Woman mi premia per questo piatto di pasta stupendo. La 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 la. Guardate come faccio io, per me, così, così. Mi dispiace il Mariuccio che non c'è, lo sai che mi mangiavo quello. Mamma mia, ragazzi, voglio prendere tutta sta robetta qua io. Ci vedete se vi dico che è tanto tanto buona? È una bontà. Niente, da Casa Mariola è tutto e mi raccomando, non vi fate fregare. Mettete sto like, che bontà. Un po' glielo lascio a Mariuccio, se no ci rimane male. Buona! Che pazzesca, pazzesca. Fettuccine di Campofilone con guanciale, tartufo nero e pecorino. Ma che volete più dalla vita? Un lucano.